Ci siamo? Siamo. Ho dimenticato di fare una cosa. E voi adesso mi sentite il doppio. Adesso non mi dovreste più sentire il doppio. Allora, signori, siamo finalmente giunti alla fine di 4 Resident Evil. E dopo questo giochiamo a Minecraft Dungeon, perché già lo avevo scaricato, già lo volevo giocare, non so di preciso com'è quel gioco, sono molto curioso perché a me piacciono i Diablo-like. Siamo arrivati al capitolo finale, quello in cui la faremo pagare a Mister, c'ho tentacoli e occhi in bocca. Perché non lo so. Allora, Ashley, al momento abbiamo aumentato la vita al massimo nella prima run, cosa che non mi è mai successo. E mi mancava un sacco vedere un po' in giro. Devo un po' esplorare prima di andare. Perché di qua si sale, ma non so dove si va. Apro un attimo solo la mappa. La destinazione è quassù. Quindi di qua che abbiamo. Non c'è nessuno, stranamente. Però mi chiedo se c'è un tesoro. A questo punto. Cioè, forse vado indietro, mi arriverà qualcuno addosso. E c'è il signor mercante. Allora, io per l'ultimo capitolo, siccome mi rompo le scatole, direi di fare un'altra cosa. Sì. Lui vende una cosa. Facciamo così, tanto dovremmo essere quasi verso la fine. Lo spazio per per il lanciarazzi lo abbiamo. Tranquillamente. Ce l'abbiamo lo spazio. Se Ashley non subisce danno, vedremo come fare spazio per il lanciarazzi speciale. Anche se c'è un finale in cui il lanciarazzi speciale te lo puoi tenere. Adesso mi carica di cose, giustamente. E io direi di andare così, di andare avanti così. Sì, si vede che è l'ultimo boss e lo dovrò affrontare così. Però ecco, volevo farmelo con il lanciarazzi. Cioè, mi rompo le scatole di farlo con così, anche perché Ashley non dovremmo. Non dovrebbe seguirmi. All'ultimo boss non mi ricordo di preciso come si fa. Better try a new trick, 'cause that one's getting old. You okay? I've been better. What
What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. Che bello. E anche disgustoso. Dai, mamma mia, che palle. Perché non ho ricaricato? Arrampicarsi. Oh, questa mi è nuova. Cioè, il boss finale è proprio una stronzata, lo devo dire, è sempre stato così. Ok. Ricordo che era difficile morire qua, perché non è molto difficile morire qui. Dai. Allora, andiamo da quest'altra parte. Andiamo da quest'altra parte. Mi sembra che mi dovrebbe dare il lanciarazzi tra poco. Cioè, c'ho l'inventario pieno di erbe. Poi ti riempie di erbe sta boss fight. Cioè, è difficile proprio morire qui. Vai. Andiamo. Porca puttana, aia. Dai. Dai, forza.
Ok, sto cazzeggiando. Sto cazzeggiando un po' troppo per quanto mi riguarda. E di nuovo verde, forza. Voglio far notare che all'istante il... Voglio solo far notare questa cosa, che all'istante proprio si è... Carichiamo la mitraglietta. Dovrei fargli male, eh? Aspetta, piccola domanda. Questo gli dovrebbe fare molto male. Comunque. Ma dai, mi sono usciti i comandi che non mi dovevano uscire. Ma mi voglio divertire, cioè... Basta! È bello come prima facevo il Chad. Dicevo, ma no, qua è difficile che si muore. Ok. Ho fatto il Chad. Grazie Ada. Mi devo solo ricordare dove si trova. Cerchiamo solo di non sbagliare. Uff. Allora qua non mi può colpire. Eh no, mi spiace. A parte che come sparo questo dovrebbe... farlo fuori. Un boss finale un po' del caso, devo dirlo. Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Finale per lei, così. Good ending per lei.
Io sto una mezza chiavica e devo assolutamente curarmi prima di andare sul motoscafo. Perché se vado sul motoscafo, con questa vita, un mezzo sgarro e sono morto. Non vorrei vedere le cutscene, si spreca tempo. Ehi, non c'ho le cure. Sì. Andiamocene però. E poi dove siamo? Voglio capire. Guarda che bastardi, pur di non darti la cura. Vabbè. No, così. Non ricordavo che era... Cioè, è molto semplice quest'altra parte, credo. Cioè, sta parte mi ricorda Sonic 2006. Però ecco, è un momento divertente di Resident Evil 4, questo qua. Molti lo considerano comunque un gioco che molti amano. Io sinceramente questo non lo ritengo un... Allora, notare che questo è il... Caro direttore Shinji Mikami, io ho sempre avuto un buon rispetto per te. Però c'è una cosa, c'è proprio una cosa che devo dire. Questi artwork io li amo. Sono sempre stati bellissimi artwork di Resident Evil. Su Resident Evil. Cioè, ti fa vedere la vita pacifista che avevano prima i villaggeri, prima delle plaga. Una cosa, non sopporto questo gioco, l'ho rigiocato di proposito, perché questa è una delle versioni peggiori che esistano su PC, l'ho rigiocato di proposito per poter dire semplicemente che è un gioco che non mi fa impazzire, è un gioco che nonostante tutto abbia rivoluzionato così tanto il genere, abbia rivoluzionato così tanto gli survival horror e soprattutto i giochi action, le avventure dinamiche con queste cose,
premetto una cosa, che questo è uno dei Resident Evil, almeno secondo il mio modesto parere, peggiori di sempre. E perché? Perché il fatto della setta, della Splagas, il fatto che Ashley, cioè il 90% del gioco te lo fai con lei, che se tu la tocchi, letteralmente, se tu veramente la tocchi, ti senti male, ok? Perdi la partita e devi ricominciare da... Senza parlare del fatto che a professionale o difficile sono molto simpatiche quelle parti proprio. Come ho già detto, il gioco si ricorda di essere un brand horror solo in un punto, ovvero quando ci sono i regeneradores. E mi spiace dirlo, perché tu, se lo senti respirare quel coso, mette un'ansia incredibile. Però lo devo dire, c'è veramente tanto che non va in questo titolo. E non saprei nemmeno da dove iniziare. Proprio dalla trama che la figlia del presidente viene rapita da questa setta. In realtà è un vecchio partner di Leon che all'epoca non si era mai visto. E doveva, perché almeno così ci potevano fare un gioco sopra. Perché anche per quello è stato fatto Jack Krauser. E quello che mi crea veramente tanto fastidio, ma davvero tanto fastidio, è il fatto che il gioco alla fine si prende per il culo da solo. Sembra una serie di film usciti da Hollywood. L'americano che riesce a fare tutto, e tu adesso dovresti liberarti da questa cosa. Era un po' come dire una sorta di denuncia da parte degli sviluppatori, che sembrava un'americanata. Cosa che sono piuttosto d'accordo, perché sono molto d'accordo su questa cosa. Il fatto che Leon sia veramente stereotipato. Cioè, l'ho detto, una delle parti più trash è il fatto che lui riesca a camminare sul muro e schiva quei laser mortali. Così, io sono sempre stato del parere che Resident Evil 4, a livello di trama, non lo si deve prendere neanche più di tanto sul serio, perché io non penso che la figlia del presidente... Mi ero dimenticato di questo messaggio. Finally, the line's jack free. Hey Hunnigan, no glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? I've rescued the subject. We're returning home. You did it, Leon. Thanks. You know you're kind of cute without those glasses. Give me your number when I get back. May I remind you that you're still on duty. Story of my life. Questa è carina, dai. E quindi, che ripeto, comunque stavo un po' parlando del fatto che a me questo gioco non sia piaciuto, significa che è un gioco brutto? Assolutamente no. Però preferisco veramente altri Resident Evil a questo. Il 5 molti lo disprezzano, io invece non dico che l'ho amato, perché non l'ho amato il 5, però mi è piaciuto molto di più rispetto a questo. Gli enigmi sembrano veramente pochi, cioè, peggio di Resident Evil 3, che sì, non ne ha 2 o 3, lo vogliamo. E una cosa, sì, posso comprare il lanciarazzi infinito, mi vendo tutto e vaffanculo. Allora, io direi però di salvare sul salvataggio numero 1 a sto punto. Che sti cazzi, che era la mia precedente partita. Il gioco è completato, nuovo round. E non saprei. Al momento non mi va di giocare con Ada, perché, ripeto, il gioco, per quanto è carino da giocare, ci sono diverse modalità extra da fare. Ovvero Separate Ways, Assassin's Creed, The Mercenaries e un browser filmato. Separate Ways,
lo faremo quando mi andrà di farlo, perché Resident Evil 4 mi andava di giocarlo e fine. E Separate Ways è praticamente ciò che fa Ada a discapito di Leon, però a noi non ci interessava perché a me interessava solo completare il gioco. Assessment Ada è un what if, se proprio vogliamo, e The Mercenaries è la stessa modalità che si trova in quasi 4 capitoli di Resident Evil, e poi c'è anche il gioco a parte per 3DS. Ripeto che questo gioco a me non mi entusiasma. Lo ripeto, lo dirò sempre, non è il mio Resident Evil preferito, proprio perché è troppo poco Resident Evil. È tutta una missione di scorta, vai avanti e indietro, i comandi sono pessimi e per fortuna c'è una remastered che permette di mirare e puntare con il mouse, per fortuna. Perché ho saputo che c'è quella remastered, per fortuna. E al momento non ritengo che Resident Evil 4, a differenza del 3, del 2, cosa che molti stanno chiedendo in realtà, abbia bisogno di un remake. Anche perché se devono riscrivere Resident Evil 4, dovrebbero riscriverlo tutto. Chi magari starà vedendo il video avrà capito. Magari chi mi sta ascoltando avrà capito. Dovrebbero riscriverlo tutto, secondo me. Mantenere quelle poche cose che funzionano. Perché, ripeto, il virus Las Plagas è molto interessante. Poteva essere sviluppato meglio. Poi non si sa come si sviluppa in Africa quel virus. Però, vabbè, dettagli. In realtà, il dettaglio c'è. Te lo fa vedere stesso Ada che lo prende. E diciamo che fanno esperimenti in Africa. Però, dettagli, nel mondo di Resident Evil tutto è possibile grazie a un virus. Stessa cosa che ho detto quando ho visto i trailer di Village. Si vedeva la vampira, si vedevano i licantropi, queste cose qui. Welcome back, buddy. How are you? How are you doing? And I finished it. Super Mario. And I had a new surprise for you that I talk on about on Instagram and my Discord. It's the mug and this just for you. Just for followers, the community will choose the new emotes. Three slots are now open for now. Thank you. And quello che comunque ho da dire è davvero tanto. Comunque l'ho rigiocato proprio perché volevo capire se era divertente, se no. E Resident Evil 4 resta un buon gioco se giocato nella maniera giusta, ovvero la versione HD, non questa qui, perché assolutamente no. È la versione del 2005 questa, e veramente mi ha fatto dannare tantissimo. Comunque, l'abbiamo finito. E per stasera, Super Mario che spara, o Super Mario che ti punta il ferro. Per questo adesso sapete per quale motivo io lo chiamo Super Mario questo gioco. Perché letteralmente Ashley si fa rapire più di 3 volte dagli stessi cattivi. Cioè, se proprio vogliamo, è un Super Mario un po' più gore. Se proprio vogliamo. Ma niente di particolare. E niente. Separate Ways, Assassin's Creed e The Mercenaries non penso che li porterò adesso. Per Separate Ways sicuramente ve lo farò riscattare con i punti del canale, perché ricordo che è nella lista nera questo gioco, e direi di portarci qui, perché il prossimo gioco che giocheremo avrà tutt'altra tinta. Come avevo già detto a inizio live, penso che porterò al momento Minecraft Dungeons,
perché era un gioco che volevo assolutamente provare a giocare. E il fatto che mi stia spostando di categoria, questo non c'è da dire nient'altro che sì, ragazzi, ho detto pure abbastanza per quanto mi riguarda di Resident Evil 4. Quante sclerate ho fatto, si può vedere tranquillamente tra i video. Io direi di cambiare categoria e provare finalmente questo gioco qua, che è più Minecraft ma versione Diablo. E devo mettere la chat sul cellulare un attimo solo. Un attimo solo. So che magari sarà poco a tema con il gioco in questione che ho giocato prima, però va bene. Cioè, a me sta benissimo questa cosa qua. Allora, un attimo solo, mi metto in modalità studio, arrivo subitissimo e devo passare al cattura gioco, cambiare in Minecraft Dungeons. E Minecraft Dungeons carica. Ok, eccoci qua. Io direi di passare qui. Minecraft Dungeons. E la live si chiamerà. Così. E porteremo quest'altra serie qui.